Bene, buongiorno a tutti. Per me è un onore essere oggi qui. Ringrazio l'invito. Grazie a Don Giovanni Robertis per partecipare a questa presentazione. E saluto a tutte le autorità ecclesiastiche, ai membri del Consiglio Generale degli Italiani all'estero presenti, un'istituzione fondamentale per questo raccordo fra l'Italia e gli italiani all'estero, a tutte le autorità della FUSI, la Federazione Unitaria Stampa Italiana all'estero, che come ha detto il Presidente Mattarella è anche un altro punto di riferimento fondamentale all'estero, non solo per l'informazione, ma anche per la promozione della lingua e la cultura italiana nel mondo. Un saluto ai parlamentari presenti, Francesca Alderisi, la senatrice Francesca Alderisi, c'è l'onorevole San Gregorio, c'è l'onorevole Fabio Porta, il vero rappresentante in Sud America del Partito Democratico. Quindi un saluto anche, non so se c'è un altro parlamentare, non ho visto, c'è, chi c'è? Ah. E poi un saluto tutte le autorità della Fondazione Migrantis. Io, come voi sentite, il mio accento papale, sono figlio dell'emigrazione italiana, nato a Buenos Aires, di una famiglia veneta, di un paese che si chiama Miane, che ha 3.000 residenti in montagna. Mio nonno è emigrato dopo che ha fatto la prima guerra, e dopo 3 o 4 anni, quando ha fatto la casa, tutto, ha fatto venire la nonna, mio padre e i miei zii. Era una famiglia che non aveva tanti mezzi, povera, come tanti italiani che emigrarono in quel periodo. Noi lì, io sono cresciuto praticamente in due istituzioni dove eravamo tutti gli italiani, la parrocchia e l'associazione. L'immobilità, che non è l'emigrazione, che non aveva né WhatsApp, cioè la nave tardava 45 giorni in arrivare a destinazione. Oggi abbiamo anche tre strumenti fondamentali per essere vicini a questi migranti. Alcuni migranti sono prodotto dello ius sanguinis, soprattutto in Sud America, i figli, i nipoti, pronipoti di italiani, e gli altri, soprattutto in Europa, adesso che c'è una grande migrazione, purtroppo, giovani, e non tanto giovani, leggevo anche nel libro vostro, di italiani che stanno, che scelgono di emigrare o andare all'estero. E ci sono tre strumenti fondamentali che io credo che possano accogliere a questa nostra migrazione. Uno sono le associazioni di volontariato, le altre sono le parrocchie, e l'altro è la rete consolare. Purtroppo noi non è che abbiamo trovato una situazione di quelle migliori della rete consolare italiana all'estero. E questo non è responsabilità di un governo, perché non è di destra, di sinistra, cioè questa è la responsabilità, diciamo, delle politiche sbagliate degli ultimi, io dico dal 2008 soprattutto fino a 3 mesi prima. Per dire alcuni dati, cioè alcuni anni fa, non voglio anche neanche dire gli anni perché sembra che me la prendo con un governo, e io parlo di tutti, 2008 fino ad oggi, si sono chiusi 20 uffici consolari,
4 ambasciate ed una rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali. Poi abbiamo avuto un decremento complessivo del personale amministrativo negli ultimi 8 anni di 1.115 unità. Voi pensate, gli italiani all'estero aumentano 1.500.000 e i governi, la classe politica italiana, tutti noi purtroppo, anche noi insieme a Porta, a altri parlamentari, abbiamo fatto le battaglie, però evidentemente non siamo riusciti, cioè non siamo riusciti a fermare questa cosa. E oggi ci troviamo davanti a una situazione molto, molto difficile dal punto di vista della rete consolare, che la rete consolare deve essere un punto di riferimento per tutta questa mobilità. Adesso io fra poco, il 20 o il 21, vado a Londra, perché la situazione è una situazione complicata, e questo non è responsabilità dei consoli. Delle volte la gente se la prende coi consoli, con l'impiegato, cioè non ce la fanno più, perché non possono lavorare davanti alla mole di lavoro che c'hanno. Noi abbiamo trovato una situazione veramente molto molto complicata. Stiamo cominciando a lavorare. Adesso, poco tempo fa, abbiamo inaugurato una nuova ambasciata a Panama. Poi abbiamo inaugurato una nuova ambasciata anche, io 20 giorni fa, in Repubblica Dominicana. Se voi vedete quella che era l'ambasciata precedente di Repubblica Dominicana, cioè io sono uscito con le pulce, ancora funzionando, per capirci, lì andavano i nostri connazionali a fare il rinnovo del passaporto o a chiedere assistenza. Adesso fra poco saremo a Recife, dove ci sarà un nuovo ufficio consolare, e l'abbiamo annunciato 2 giorni fa, abbiamo già preso la decisione di riaprire un consolato che era stato chiuso o ridotto a una cancelleria consolare di 15 metri in un paese dove vivono 120.000 italiani, parlo dell'Uruguay, dove vivono 120.000 italiani. Abbiamo chiuso un consolato, tutti e siamo i responsabili, parlo della classe politica, e anche mi faccio io responsabile per non essere riuscito a evitare quella cosa. 120.000 italiani e migliaia di discendenti italiani che hanno diritto alla cittadinanza chiudono un consolato, e poi c'è un ufficetto di 15 metri con 2 sportelli. Cioè è impossibile, impossibile. Quindi per fortuna l'ultimo anno il governo precedente ha cominciato con aumentando alcune unità i contrattisti all'estero. Adesso noi speriamo che in questa legge di stabilità l'aumento sia significativo, sia degli impiegati amministrativi, sia dei contrattisti, e anche dobbiamo aprire il concorso nel Ministero Affari Esteri per poter avere anche maggior quantità di diplomatici. Voi sapete che io cammino per il Ministero e trovo pochissimi giovani, cioè non ci sono giovani, perché praticamente siamo stati 8-10 anni senza concorsi per risparmiare non so che cosa, cioè per arrivare al deficit zero abbiamo fatto queste cose. Quindi io, come figlio di italiano nato all'estero che ha vissuto il dramma dell'emigrazione, veramente farò tutto il possibile per cambiare questa situazione.
Il 14 giugno io sono stato nominato come al governo e in 3-4 mesi abbiamo cominciato a fare qualcosa. Un'altra cosa che è importante, credo che anche dire qui, perché anche quelli che vanno all'estero poi partecipano alla politica italiana, è il voto all'estero. Ogni volta che finisce un'elezione abbiamo tutte le reti televisive che ci dicono di tutto, vengono fuori cose che il 90% non è vero, quindi faremo una modifica al voto all'estero. Adesso io ho chiesto al Consiglio Generale Italiano all'estero, ripeto, un'istituzione necessaria, molto necessaria per il funzionamento della politica degli italiani all'estero. Ho chiesto al Consiglio Italiano al Consiglio Generale Italiano all'estero di presentare una bozza di proposta di legge, una bozza di indirizzo per quello che spero l'anno prossimo sia la nuova legge per votare all'estero, e questo nascerà dalla base, dal dibattito nei comites e nel Consiglio Generale Italiano all'estero, e poi andrà a governo e Parlamento. Il Parlamento farà poi sovranamente tutti i cambiamenti necessari che vuol fare, però questo nasce dalla base, dalle associazioni, dai comites e dal CGE. Noi dobbiamo cercare di togliere dalle strade 5 milioni di lettere, 6, poi vota 1 milione, 5 milioni di lettere che girano dappertutto. In alcuni paesi la posta, diciamo che non è che sia 100% affidabile, quindi io spero con molta ansia questa proposta che farà il Consiglio Generale Italiano all'estero per poi portarla a governo e Parlamento e poter dibattere lì una nuova legge per il voto degli italiani all'estero. Poi l'altra cosa che noi dobbiamo cercare di mantenere, aumentare i fondi e la promozione della nostra lingua e la cultura, e continuo col discorso del Presidente Mattarella, la lingua e la cultura italiana all'estero è un investimento perché non solo fa una funzione sociale, ma anche è un investimento perché poi crea turismo, crea italianofili, persone che consumano anche il Made in Italy. Poi, ripeto, fondamentale preservare la stampa italiana all'estero. Questo è un altro punto sul quale io e il movimento che io rappresento in questo governo formato da 3 partiti, uno è il nostro, preservare questa stampa italiana all'estero, che è fondamentale anche per la promozione della lingua e la cultura italiana all'estero. E poi voglio dire due parole su connazionali che stanno soffrendo moltissimo e che dobbiamo tutti aiutare, e chiedo anche alla Fondazione Migrantes che si faccia eco di questo, che sono i nostri più di 100.000 connazionali in Venezuela. Io adesso spero di poter andare, mi stanno trattenendo per questioni, negli ultimi 7 anni sono stato 5-6 volte insieme anche a Fabio Porta, altri parlamentari che l'onorevole Borghese, anche l'ex senatore Sin, i nostri connazionali hanno bisogno di noi lì veramente. La situazione è, diplomaticamente lo dico, disastrosa. Tutte le cose che dicono, che vengono, le informazioni che vengono locali sono bugie. Per trovare carta igienica o sapone, cose, cioè non, è una cosa che non si può proprio
dire, cioè, e parlo di italiani e poi i nostri pensionati che continuano a percepire la pensione con un cambio in bolivares. Ci stanno rubando le pensioni dei nostri italiani in Venezuela. Noi abbiamo anche una proposta che speriamo di poter portarla avanti ma dipende molto dal governo locale, no? Perché poi ci sono queste questioni perché i nostri connazionali lì dovrebbero prendere le pensioni in euro per finire con tutta questa situazione. E noi stiamo cercando di trovare il modo, vediamo come farlo. E noi siamo, e io sono veramente molto attento a questo aumento degli iscritti all'AIRE che, ripeto, viene per due motivi fondamentali. In Sud America per la quantità di neocittadini italiani che hanno diritto e poi in Europa per la quantità di italiani che stanno andando, soprattutto leggendo il vostro informe che è diventato una cosa fondamentale in Germania e in Inghilterra, no? Londra è una situazione che vogliamo cercare di risolvere al più presto possibile. Allora, cioè, questa è la mobilità, no? La mobilità. Ma io dico che parlavamo prima, io ho sentito con molta attenzione cose molto, molto interessanti. Perché la mobilità sia positiva deve essere una scelta. E perché la mobilità sia una scelta ci vuole la giustizia sociale internazionale. Noi possiamo spendere parole, cioè fare accoglienze, ma mentre l'Africa continua a essere così come oggi e noi qui vicino continuiamo a essere così come oggi, la soluzione non ci sarà mai. Bisogna aiutare e fare, come è stato il piano Marshall in Europa, fare un piano Marshall per i continenti più poveri. Così arriveremo a che la mobilità sia veramente una scelta e non una conseguenza disperata di persone che devono scappare o andare perché non ce la fanno a mangiare. Quindi, per finire, io vorrei ringraziare la Fondazione Migrantes per il lavoro che fa e per il rapporto italiano nel mondo, perché questo rapporto è diventato già uno strumento fondamentale di appoggio e consulta per tutti quelli che lavoriamo, rappresentiamo e difendiamo gli interessi e i diritti degli italiani che vivono in tutto il mondo. Grazie.